Allora, ormai, come dicevo anche agli altri attori del cast, finalmente il momento fatidico è arrivato, la gente attendeva questo momento e dal 10 settembre ricomincia la prof targata 6. Ecco, quali sono un po' le novità di questa sesta serie? Sono delle novità che più che costruire già da subito disgregano una serie di rapporti che vanno avanti da tempo. Ci sono delle nascite in arrivo, delle separazioni in arrivo, dei ricongiungimenti in arrivo che si intrecceranno l'uno con l'altro e renderanno la vita dei nostri personaggi, insomma, complicata, interessante, come ad esempio diventare papà e nonno contemporaneamente, che non è proprio una passeggiata, ma c'ha i suoi aspetti, come dire, Piacevoli, diciamo. piacevoli, è una parola grossa, diciamo che richiedono molta attenzione. Ecco, io ho fatto la stessa domanda alla Pivetti, però non mi ha voluto rispondere. Io chiedo, da cosa deriva questo successo, visto che siamo arrivati alla sesta serie della prof? Lei non lo sapeva, tu lo sai. Ma le pare che se non lo sa la Pivetti lo so io, e chi sono io per sapere se non lo sa la Pivetti? Poi se lo sapessimo credo che o lo brevetteremmo oppure lo diffonderemmo, faremmo una apps del successo. Noi possiamo fare solo la nostra parte e cercare di fare il nostro meglio e dare sempre comunque una linfa nuova ogni volta, ricominciare non da 3 ma, o da 6 ma da zero e poi il resto lo fa il pubblico. Il resto è un lavoro che richiede la presenza di tante professionalità diverse. Noi siamo attori, siamo quelli finali, però prima ci sono tante professionalità che lavorano a un progetto che finché avrà il giudizio del pubblico ci sarà, quando non ci sarà più il gradimento non ci sarà più. Ecco, adesso torniamo un po' indietro alla prima serie. Quando hai avuto diciamo, la chiamata, diciamo, tra virgolette, di fare questa prof numero uno, qual è stato un po' e dovevi conoscere questi vari attori? Adesso magari c'è molto feeling fra voi, ma inizialmente avevi piacere di lavorare con quello, magari con altri no, oppure. Ma la cosa che mi interessava nella prima serie, che con la regia che ha fatto Rossella Izzo, con cui venivo già da altre Altra serie. situazioni insieme, era proprio invece la scrittura narrativa di Margherita Uggero, che è l'autrice dei libri della prof, che è una giallista. Però c'era uno spazio per la commedia che a me interessava portare dentro un giallo. Era una cosa per la televisione ancora abbastanza insolita, perché o c'è la cosa che fa ridere o c'è la cosa, era la cosa che adesso le cose vanno abbastanza insieme, ma all'inizio della prof fu abbastanza una scommessa voler mettere un tono di commedia all'interno di un noir, di un giallo. Questa è stata la cosa. Poi nel frattempo, diciamo, la commedia ha preso un po' più peso e presenza all'interno del lavoro. Adesso c'è poi questo equilibrio che si è creato con una persona centrale, che appunto è Camilla Veronica, che è moglie, madre, detective, giallista, che fa un po' tutto, insomma. Completa. Ecco, e appunto qual è stato appunto l'impatto, no? Hai avuto il primo impatto con Veronica? La conoscevi già? È subito dato del feeling dalla prima serie, visto che dovevate fare moglie e marito, chiaramente. Sì, beh, a parte che Veronica è nata il 19 febbraio, che è il giorno di nascita di Massimo Troisi, e quindi per me era già questa una garanzia. E a parte questo, poi nel tempo, diciamo, la semplice affinità e rispetto tra colleghi è diventato anche un affetto personale vero, importante, che serve nei momenti in cui si va poi a finalizzare sul set, perché c'è bisogno di fiducia, di supporto reciproco, e quello quando succede è una grazia. E forse questo in qualche modo traspare anche attraverso il video, che ci sia comunque, seppur con dinamiche e personalità molto diverse, ci sia comunque sempre una sorta di sentimento tra questi due personaggi e un po' anche tra le due persone. Ecco, rivedendo un po' tutte le serie, chiaramente questo magari non sarà, però c'è qualcosa che magari volevi fare meglio o hai fatto peggio, cioè, questo magari non mi piaceva, l'avrei fatto così, l'avrei fatto così, oppure questo mi è piaciuto, Ma è come pensando un po' nella vita, non c'è la possibilità del rewind, se non farebbe un po'. rev, torna E torna indietro e indietro. la rifà. Una volta fatta è fatta, quindi
essendo stata fatta, io dico sempre che è la migliore che si poteva fare, ormai è così, quindi cerchiamo solo di fare meglio per il futuro. Ecco, noi ti conosciamo anche come attore di teatro, oltre alla televisione, così c'è qualche cosa nei progetti futuri che bolli in pentola, oppure qualcosa anche di televisivo che stai preparando? Sì, intanto devo uscire da questa situazione che non si presenta molto semplice, comunque sicuramente già forse in questa stagione ho in mente di fare un ritorno anche al teatro e poi vediamo un po' le cose, ma io devo uscire bene, questa è una situazione, vorrei che già metti le facce, qua sono perplesse, qua non è una soluzione facile. Vediamo un triangolo. Beh, è molto bello. Allora, diamo l'appuntamento ai nostri telespettatori di Visum TV. Sempre che se non hanno niente di meglio da fare. Chiaramente. Se avete meglio da fare, fate una pizza con gli amici, vabbè. Se poi non avete niente da fare, il giovedì sera noi vi aspettiamo puntuali la sera per una serata con la prof. 10 e dintorni, dal 10. 10 settembre. Arrivederci. Allora, Enzo De Caro, Giancarlo Leone, Visum TV.